Alfio Filippi, direttore delle edizioni De Ognane di Bologna, è qui ospite quest'anno del Festival Francescano 2014 a Rimini per presentare il nuovo commentario biblico, traduzione dal francese, ma edizione italiana soprattutto. Che cos'è un commentario biblico e perché se ne occupa l'edizione De Ognane? Che il commentario biblico è semplicemente un commentare passo passo la Bibbia, in questo caso il Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia, dove sono contenuti i Vangeli, il complesso delle lettere di Paolo, il complesso di Giovanni, Pietro e gli altri scritti del Nuovo Testamento. L'abbiamo tradotto perché ritengo importante che ci sia a disposizione di chi si interessa di Bibbia o di Nuovo Testamento una spiegazione completa di tutto il testo, seguendolo continuamente nel suo sviluppo concettuale e argomentativo. È un'opera molto importante, ho imparato che è un'opera, diciamo, molto impegnativa da realizzarsi e anche da editarsi, ed è però, diciamo, tendenzialmente un'opera per addetti ai lavori. È impegnativa semplicemente, soprattutto perché è opera di cattolici e protestanti messi assieme, che hanno voluto far vedere al lettore che oggi, dopo il movimento ecumenico, le chiese sono in grado di spiegare assieme la Bibbia senza entrare in polemiche o in reciproci confronti. È impegnativa per questo punto di vista perché non porta il lettore su un terreno, chiamiamolo, o devozionale o semplicemente edificante, ma lo introduce alle argomentazioni proprie del testo, e da questo punto di vista non è un libro per specialisti, ma è un libro per persone mature che vogliono interrogarsi sul senso di un testo letterario, pur se religioso, come è il Nuovo Testamento. Il Festival Francescano esiste ormai da 6 anni, è la 7ª edizione, diciamo. Forse è una delle prime volte che edizioni De Ognane sono presenti in questa kermesse, in questo incontro. Come lo conoscevi e che impressione ne stai ricavando? Sì, è la prima volta semplicemente perché l'abbiamo osservato da lontano, non per o diffidenza o cattiva volontà, casca sempre a fine settembre questo festival, quando le edizioni De Ognane hanno alcuni appuntamenti professionali molto intensi fine settembre e prima metà di ottobre. L'avevo seguito attraverso la conoscenza diretta amicale con padre Dino Dozzi e l'avevo seguito con l'attenzione dell'amico che da lontano sente quello che fanno i suoi amici. Quest'anno abbiamo coinvolto Don Dino anche in questo volume per delle collaborazioni varie. Da cosa nasce cosa? Da questa collaborazione è nato Perché non vieni a Rimini, perché no, e siamo venuti, quindi sono qui fondamentalmente come un amico che apprezza quello che fanno gli amici e che entra in questo giro di coinvolgimento che l'amicizia di solito comporta e produce. Certo, un'ultima domanda che è relativa invece a un servizio che De Ognane fa, che oltre ad essere un servizio di carattere culturale è anche un servizio di comunicazione, specialmente attraverso le sue riviste periodiche. Ecco, qual è il servizio alla comunicazione che oggi si può fare all'interno della Chiesa? Oggi all'interno della Chiesa il servizio è quello di essere fedeli al Vaticano II. Cioè, il Vaticano II è l'avvenimento più fondamentale, epocale della Chiesa che abbiamo vissuto. Oggi all'interno della complessità che si sta rivelando molto più vasta di quello che anche il Vaticano II poteva prevedere, in questa complessità in cui si sfumano i contorni, in cui vengono anche attutite le identità e spesso messi a tacere i principi, è bene che il cattolicesimo al suo interno ritrovi la forza di riproporre il quadro di riferimento del Vaticano II, andando oltre nel senso della continuità del Vaticano II e non ripiegandosi su incapacità di rispondere al nuovo, vedendo nel nuovo soltanto il pericolo e restando silenziosi di fronte al nuovo che incombe. Dobbiamo diventare interlocutore anche dell'oggi con le sfide
diverse che oggi ci propone rispetto al passato, e nella comunicazione c'è certo una delle sfide più importanti che ci viene posta sia come linguaggio sia come precarietà dell'assoluto in questo continuo fare e disfarsi dell'oggi, essere fedeli al messaggio fondamentale del cristianesimo.